3 di novembre è arrivato al cinema il suo nuovo film dal titolo Ragazzaccio, con un cast straordinario, una storia che in qualche modo anche sotto forma di commedia arriva dritto al cuore, racconta direttamente tutto quello che noi, ma soprattutto una generazione nello specifico, ha vissuto. Sto parlando di Ragazzaccio e noi ci colleghiamo con il regista Paolo Ruffini. Ciao Paolo! Ciao Simone, ciao a tutti gli amici di Radio Amore. Ciao. Benvenuto, è un grande piacere, un grande onore averti qua con noi. Come stai? Sempre meglio, bello tenace, distitente, bisogna stare bene su. Immagino, anche perché poi non hai nemmeno il tempo per riposarti, sei in giro, stai girando le sale, stai promuovendo il film, quindi giorni particolarmente intensi, pieni però belli, e questa è la cosa importante. Sì, sono molto contento di girare cinema, anche perché c'è bisogno di dare anche un po' di entusiasmo al cinema e a chi va al cinema. Io dico sempre: il cinema è l'unica arte che ha anche un posto, quindi insomma bisogna cercare di tutelarlo. Di tutelarlo sempre, tra l'altro questo è un bel messaggio da dare proprio all'inizio della nostra chiacchierata, ovvero di tornare al cinema, soprattutto a vedere i film italiani come il tuo Ragazzaccio, che ho detto prima è un film che un po' racconta di, se vogliamo, di ognuno di noi, perché poi ci sono tante sfumature all'interno di questo film, anche se poi il protagonista, no, appartiene a una generazione ben precisa, ci troviamo negli anni dell'adolescenza, il protagonista è Mattia, uno di quelli che tu hai detto che certi adulti si limiterebbero a definire come tutti gli altri. Mattia, tu la rappresenti come un ragazzo arrabbiato, che è arrabbiato con i genitori, probabilmente col mondo intero, potrebbe essere definito un bullo, frequenta il liceo classico e si trova improvvisamente catapultato, perché è uno spaccato, no, di verità quello che tu racconti, nell'era pandemica, quindi tutto quello che succede in Italia e nel mondo, tutto quello che poi cambia ovviamente, no, con la didattica a distanza, eccetera eccetera. Un racconto, Paolo, che possiamo dire essere a servizio quasi di una realtà che ha cambiato poi in fin dei conti la vita di ognuno di noi. Ma sì, perché fondamentalmente, come dicevi giustamente te, Mattia è un bullo che pensa che il mondo faccia un po' schifo, insomma, che non sia un bel posto, pensa che il mondo sia un posto un po' bruttino, ma chi di noi non l'ha pensato vedendo certe immagini durante quel periodo così brutto del Covid e del lockdown? E io mi sono messo nei panni di un ragazzo di 16 anni che appunto magari sente il Santo Padre che parla di tenebre anche con una certa desolazione, oppure vede la sfilata lugubre e funebre delle bare messe nei furgoni dell'esercito a Bergamo, e mi sono chiesto che cosa poteva provare un adolescente di fronte a tutto questo, di fronte anche al senso di colpa, no? Perché insomma il Covid era una malattia che si diffondeva a quei tempi, ma insomma si sapeva che i ragazzi non sarebbero stati così partecipi di questo problema, ma anzi potevano però diffondere, i bambini e i ragazzi potevano contagiare i nonni, i nonni, le mamme, i papà. Quindi mi sono immaginato anche del senso di colpa che un ragazzo poteva avere. Credo che tutti questi danni psicologici siano stati un po' sottovalutati, e quindi io ho cercato di restituire questa carezza anche ai ragazzi, anche ai più fragili, agli adolescenti più fragili, facendo un film che parlava proprio di un bullo che viveva sì il periodo del Covid, ma che a un certo punto gli succede una cosa bella: si innamora. E questo è il concetto del film. Si innamora e capisce che in fondo la cosa più contagiosa al mondo non è il Covid, ma è ancora l'amore, per fortuna. Appunto, tu hai detto una cosa molto bella e importante utilizzando il termine carezza, no? E questa è una cosa che tu ripeti spesso, come una carezza, no, verso ognuno di noi, in questo caso anche tramite il sentimento d'amore, può cambiare le cose, può aiutarci anche, no, a risollevarci nei momenti di difficoltà. Dicevi che nel film Mattia poi tutto questo lo scopre innamorandosi, anche tramite una serie di incontri, no, che risultano particolarmente importanti, e se vogliamo un personaggio cardine, no, di incontro è proprio quello interpretato da Beppe Fiorello, che è il professore di letteratura all'interno del film, che in qualche modo si prende cura, no, di Mattia, gli dice che il tempo passato con lui ovviamente non è tempo perso, e lo invita a compiere un gesto importante, che è quello non solo dell'amore verso gli altri, ma verso se stessi e anche verso la bellezza in generale. È così, Beppe ha interpretato un professore, un'interpretazione meravigliosa, e a parte lo devo sempre ringraziare perché ha amato così tanto il film che, oltre ad aver accettato, lo ha difeso, lo ha protetto, lo ha abbracciato fortissimo. E interpreta questo professore, sì, che racconta a Mattia proprio anche la voglia di capirlo, no? Anche compie un atto sbagliato, attraverso gli occhi di questo professore ci sono gli occhi del film, che ovviamente non vanno mai a giustificare un atto sbagliato, non vanno mai a giustificare un atto di bullismo, ma cercano di capirlo, quello sì.
cercano di capire cosa c'è dietro, no? E quindi cerca di educare Mattia non solo allo studio di leopardi, ma anche a raccontare a che cosa serve studiare leopardi, cioè che con quella cultura può vivere meglio, può stare meglio, può innamorarsi meglio, può giocare meglio, può votare meglio. E quindi cerca di fare anche proprio una sorta di educazione sentimentale a questo ragazzo, e ne nasce un rapporto meraviglioso, insomma, un rapporto di amicizia tra docente e alunno che credo che sia veramente toccante. Paolo, secondo te, umanamente parlando, dalla pandemia abbiamo poi imparato a dare un po' più valore ai sentimenti, ai rapporti con le persone? Ne siamo usciti migliori, secondo te? Ma insomma, dai. Non tanto. È una domanda retorica. Beh, io mi ricordo che durante la pandemia, sì, ti ricordi che dicevamo tutti, quando usciremo, sì, daremo di nuovo valore all'abbraccio, daremo di nuovo valore alla stretta di mano. Ma guarda, io penso che abbiamo perso una grande occasione. È proprio vero, è proprio vero, una grandissima occasione. Allora io voglio rinnovare l'appuntamento di andare al cinema, recuperate il cinema più vicino dove c'è il ragazzaccio, non perdetelo, perché poi, come ci ha raccontato Paolo, in fin dei conti Mattia sembra essere un ragazzaccio, ma basta l'impegno, l'attenzione, la dedizione, no, di qualcuno per dimostrare amore e dimostrare il contrario. Paolo, ti voglio salutare con una domanda. Secondo Paolo, sì, Ruffini, chi sono i ragazzacci di oggi? Ma i ragazzacci di oggi non sono i ragazzi, i ragazzacci di oggi sono quegli adulti che si sono dimenticati che sono stati ragazzi anche loro e che si comportano in maniera infantile sapendo di sbagliare. Io penso che oggi i ragazzi abbiano anche un po' un diritto alla disobbedienza, ma i ragazzi di oggi hanno anche tanta sensibilità e un'attenzione anche più acuta rispetto a quelli della mia generazione, rispetto all'ambiente, ai temi del pianeta, alla salvaguardia anche di un ecosistema. Quindi oggi i ragazzi sono soltanto distratti e anche un pochino asociali di natura, perché sono molto più social che sociali. Ma questo, insomma, è anche determinato dal fatto che vivono in un mondo curioso, in un mondo dove c'è sta guerra pazzesca, dove c'è stata una pandemia, dove comunque ci sono delle famiglie disgregate, dove ci sono dei valori molto complicati, dove comunque tu vai a scuola e c'hai degli insegnanti che a volte sono anche un po' inadeguati a capire e mettersi in ascolto nei confronti dei ragazzi. I ragazzacci non sono certo quelli che devono essere buttati fuori dalla classe e che così imparano solo l'esclusione. I ragazzacci sono quelli che a volte possono decidere di fare le cose meglio e per un proprio tornaconto decidono invece di farle peggio ancora, o ancora addirittura come sempre hanno fatto. Il famoso discorso "abbiamo sempre fatto così", senza voler migliorare le cose, è un discorso da ragazzaccio. Paolo, grazie davvero di cuore per essere stato con noi e per averci aperto un po' il tuo mondo, averci fatto entrare nel tuo film e anche averci offerto la tua visione delle cose, che è sempre un grande piacere. Grazie di cuore a Paolo Ruffini, ci vediamo al cinema con Ragazzaccio, grazie. Ciao, grazie.